sviluppa con il racconto di 50 ritratti. Io devo confessare che quando sono stato invitato a gestire questa rappresentazione ero preoccupato per due motivi: uno naturalmente per il confronto col maestro Rinelli, ma il secondo motivo è che chissà questo libro con quale difficoltà dovrò rispolverare i metodi che hanno utilizzato per studiare storia delle dottrine politiche, chissà insomma quale difficile percorso, quasi difficile lettura sarà. E invece devo dire che lo stile giornalistico, devo dire che la lucidità e la nitidezza nel trattare questi 50 ritratti è tipica di un maestro del giornalismo italiano. Perché? Perché voi quando li leggerete sono 50 ritratti di una pagina e mezza l'uno. E avevo un vecchio maestro del giornale, si chiamava Giorgio Pisano, recentemente scomparso, che mi diceva sempre: ricordati che scrivere in 40 righe è molto più difficile che scrivere in 150 righe. In 40 righe ci deve poter stare tutto, e lì si vede il bravo giornalista, quello che sceglie con il suo stile e con la sua capacità di analisi e di sintesi quelle che sono le cose importanti che devono arrivare al cuore del lettore. Ecco, io credo che la grande difficoltà, una delle grandi difficoltà che Paolo Mieli ha incontrato nel tratteggiare questi 50 ritratti sia stata proprio quella di dover scegliere come essere così efficace in così poche righe, e individuando quelli che erano i tratti più importanti di questi personaggi per poi renderli all'interno della sua narrazione. I 50 ritratti, a differenza della parte introduttiva del volume, sono, dicevo, di più ampio respiro, si allontanano dai confini dell'Europa e della Russia per fare letteralmente il giro del mondo. Ci sono praticamente rappresentati tutti e cinque i continenti. Allora, secondo la domanda che faccio al direttore è questa: come mai hai scelto uomini e donne che hanno praticato il comunismo, provando a rilegarli sotto un unico filo, nonostante le profondissime differenze tra essi? Come ci stanno insieme molti di questi che sono così diversi? Adesso rispondo alla tua domanda, ma ti avverto che quando avrò finito la risposta non c'era piove, quindi quando la parola toccherà il mancano, per la seconda volta dovremo scendere tutti quanti. Il gioco è questo, che alla fine il mancano non parlerà mai. Alla sera l'abbiamo concordata, è stata una cosa molto complicata, con la pioggia smette, ricomincia, però vedrete che uscirete soddisfatti e divertiti. Allora adesso sarò più breve, perché due o tre parole le devo concedere. Abbiamo domande anche per lui. Perché miliardi, ce n'è ancora adesso un miliardo di persone generosissime.
pochissime, che una volta che si associano per prendere il potere, sempre, ovunque, in qualsiasi situazione, sterminano. Questo è il vero Busilis. Allora, ognuno, se voi siete comunisti, o avete degli amici comunisti, dirà: ma io sono un comunista delle intenzioni, per il bene contro il male, per il solidarietà contro... Mai nella mia vita ho avuto una qualsiasi forma di commercio con il comunismo degli stermini. Allora, innanzitutto, di qui quel gioco di partire dal quadro di Guttuso, perché tanto per cominciare che non è vero. Tutte le ricostruzioni di coloro che erano operanti e pensanti 50 anni fa sono tutte, ovviamente, tranne quelle vostre, dei vostri parenti, che sono sicuramente dei benemeriti, ma diciamo gli altri sono tutti un po' imbroglioni, nel senso che quando fu l'occasione, perché quando il quadro di Guttuso fu dipinto, tutto era chiaro. Khrushchev nel 1956 aveva denunciato i crimini di Stalin, l'Unione Sovietica nel 1956 aveva invaso l'Ungheria, l'Unione Sovietica nel 1968 aveva invaso la Slovacchia, sia Pasternak che Solzhenitsyn avevano ricevuto il Nobel, il primo nel 58, il secondo nel 1970, e le condizioni in cui avevano dovuto o rifiutare quel primo Nobel o pubblicare le loro opere erano condizioni terribili, disperate. Cioè, è l'unico paese che ha prodotto due, poi ce ne sono anche piccoli altri, due premi Nobel di quella sostanza, che vivevano in condizioni di oppressione, che ovviamente i loro ritratti ci sono nelle opere di Camus, ma non in quelle di Guttuso del 1972. A me sembra, devo dire una cosa, che quando dico in tutti i paesi in cui i comunisti sono stati al potere, in genere se mi trovo a fare questo dibattito con Mario Vadia, mi dice che nel Kerala, invece nel piccolo stato indiano, nel Kerala, ed effettivamente ha ragione, ci sono dei comunisti che sono andati al potere, sono tuttora al potere, che accettano le libere elezioni, non hanno prodotto questo. Tutti i comunisti di tutto il mondo per 100 anni, tranne che nel Kerala, così sono filologicamente precisi, hanno prodotto una mostruosità che viene valutata con un campo di 100 milioni di morti. Capite che è un discreto problema, perché poi a chiacchierare, a parlare con tutti i comunisti delle intenzioni, uno mi viene a dire: possibile, chi l'ha fatto il comunismo? Questo è il substrato di questo libro. Dopodiché la materia, grazie all'aiuto anche di Ivan Cano, ho cercato di trattarla anche in maniera lieve, divertente, dimostrando che una delle cose che, cercando di dimostrare, una delle cose che ha dato successo all'idea comunista è stata anche la capacità di attrarre nel mondo delle intenzioni intellettuali, pittori, registi, scultori, artisti di ogni tipo, letterati, e questo ha fatto sì che venisse presentato un mondo complesso.
bellissime illustrazioni di Ivan Kante, con il suo stile che è ora fotografico, ora caricaturale, è riuscito a imprimere su carta dei ritratti che sono vivi e che sono, insomma, ci rendono praticamente tangibili questi 50 voti. Quindi io volevo chiedere a Ivan qual è stato il suo approccio al progetto, alla realizzazione della storia del comunismo in 50 ritratti e poi anche se è rimasto sorpreso ad essere stato coinvolto in questo progetto. Parto dalla seconda parte. Io sono stato chiamato dall'editore, credo novembre dello scorso anno, il quale mi ha detto: stiamo pensando di proporre a Paolo Mieli un libro e non siamo sicuri nemmeno che accetterà, perché un libro un po' strampalato, l'idea e sarebbe appunto un libro di 50 ritratti di comunisti. Tu te la senti? Non mi ha chiesto se fossi comunista io stesso, se partecipassi più o meno emotivamente all'operazione, e mi ha chiesto subito, diciamo, se sarei stato interessato a proporre il mio portfolio, insomma, i ritratti che io facevo già per alcuni clienti. Io di solito, diciamo, mi approccio più alla parte pratica, quindi gli ho chiesto che contratto intendeva farmi e quindi quale sarebbe stato il mio guadagno effettivo, e poi naturalmente quando mi ha spiegato che il progetto era da proporre a Paolo Mieli, io ho detto: io ci sto, vediamo poi che ne dice il direttore, e a quel punto si può cominciare. E la cosa in realtà è andata così, perché poi un mese dopo circa, durante le vacanze di Natale, mi ha dato ok, si parte, e abbiamo iniziato a ragionare su come poteva essere il libro. E io sono partito sostanzialmente da alcuni dei personaggi che erano già più o meno probabili, anche se uno dei primi ritratti che mi ha chiesto di fare era Nilde Iotti, che invece mi compare. No, sono stato stoppato per tempo, per fortuna, però a un certo punto quando io ho iniziato l'obiettivo era 50 ritratti in 50 giorni, perché in realtà quella è stata la lavorazione. E quindi, diciamo, il mio atteggiamento è stato, per citare un altro lusso, abbastanza staccanovista. Quindi mi sono messo ogni giorno a ragionare sulla lista che avevo ricevuto appunto dal direttore, e quindi quasi in ordine alfabetico più o meno. Io sono partito da Amendola fino a Zanoff, e su ogni ritratto ho ragionato, anche per non annoiarmi io stesso, perché in 50 giorni fare 50 faccioni, in alcuni casi i personaggi che francamente, diciamo, dal punto di vista fisico non è che dicessero piuttosto granché, allora io ho voluto un po' ribaltare e ragionare su, ok, come intanto di alcuni cosa mi piaceva. La maggior parte dei personaggi magari li conoscevo per studi, per frequentazioni, diciamo, varie, storiche, eccetera. Di altri mi sono informato, di alcuni l'iconografia era molto pesante, perché rappresentare Stalin, Lenin, Che Guevara, lo stesso Fidel Castro, in una maniera che non fosse o bellissimo o troppo fotografica o noiosa, era effettivamente il problema, per me è stato il maggior problema. Allora a questo punto io ho voluto ragionare attingendo a quello che è il mio lavoro, e cioè diversi ritratti io li ho fatti omaggiando maestri della grafica, dell'illustrazione, grandi illustratori come Terence Pinter, piuttosto che i manifesti di Cassandre, diciamo una storia parallela di quello che è il linguaggio grafico illustrativo che mi appartiene di più e sul quale io ho voluto un po' giocare, perché in realtà la parte, diciamo, per me più piacevole è stata proprio quella di potermi divertire e di poter raccontare il personaggio al di là della storia stessa, e quindi poterlo rappresentare dandogli, come dire, una storia in parallelo. Quindi Buttuso che dipinge, per me era Buttuso seduto con quell'aria un po' mollemente siciliana, sulla poltrona con la sigaretta in mano, il pennello nell'altro, la tavolozza per terra, e lui che dipinge la gente però su una finestra. Quindi l'idea del pittore realista,
quegli anni 50 in cui lui è stato grande, gli anni 60, eccetera, raccontarlo anche dando come, diciamo, aggiungendoci un'altra storia, una storia in parallelo. Sei stato bravissimo perché hai risposto senza che io te la facessi la seconda domanda, che era quella quando è stato difficile racchiudere una storia politica in una sola immagine. E torno a fare un attimo la e quell'altro io ci ho visto, perché poi nei ritratti e nelle immagini è così, ognuno ci vede quello che vuole, quello che sente. Io per esempio in una di quelle immagini ci ho visto anche un tributo a James Bond, la sigla con quella cosa che, no, che diventa cerchiocentrica, e c'è uno che ha poi due tesserine di puzzle sul petto, una di queste è il simbolo, la falce e il martello. Io lì ci avevo visto subito immediatamente un tributo a James Bond, ma magari così non è. Invece persino io qualche volta posso azzeccare. Buonanotte. Direttore, la storia è fatta di avvenimenti, di uomini e di donne che compiono imprese, oppure che compiono anche orrori, lo fanno avanzare o regredire la società, e per questo motivo insomma deve essere sempre un monito per tutti quelli che hanno la possibilità e il vantaggio di potervi accedere. Però insomma una delle cose che mi è venuta in mente e uno dei dubbi che mi è rimasto da lettore più che da giornalista è: quanto è stato complesso rendere l'idea che lo spettacolo del comunismo non è stato sempre dei migliori? Beh, senza farlo diventare, per non farlo diventare il tema dominante, perché ragazzi appunto questo affare ha prodotto delle atrocità, tornerò più su questo tema, non indifferenti. La complessità, per rispondere alla tua domanda, è stata quella di scrivere un libro dove non fosse ossessionato da questo tema, che però resta il tema principale di questa esperienza storica. E poi al di là della iconografia, e vengo anche all'osservazione che faceva Giancarlo su Nilde Iotti, quante poche donne che ci sono nella storia del comunismo. La leggenda dice che è una cosa di uomini e donne, ma le donne strane, delle eccezioni che pure figurano nel libro, ce ne sarebbero sicuramente altre, le donne sono state tenute fino alla fine in un ruolo di rilevanza che è clamoroso per un movimento rivoluzionario, e che in Italia, io ho avuto una simpatia e una stima per Nilde Iotti, ma che in Italia fosse elevata a simbolo quella che è stata la campagna Togliatti, perché poi di Nilde Iotti si raccontano delle battaglie comuni a molte altre persone, ripeto, parlo di una signora che ho grandemente stimato, ma cui il titolo di partecipazione alla storia, la cosa che uno si ricorda, è di essere stata la compagna Togliatti. La retorica ufficiale della sinistra intera, non solo dei comunisti, ci ha abituato a considerarla una cosa normale, ma non è normale. Nel mondo anche il tema dell'emancipazione femminile avviene attraverso altri canali. Cioè, l'idea che noi ci siamo fatti, faccio un esempio che ci porta lontano, che quella che era stata la moglie di Bill Clinton potesse diventare la presidenza, per carità, una signora, e poi il dibattito subito dopo che la moglie di Obama potesse diventare, in tutti i casi, e che sono le mogli dei dirigenti, ma che razza di concezione, saranno coincidenze? Io mi alzo in piedi quando parlo di Hillary Clinton, di Michelle Obama, poi, ma c'è qualcosa di strano, questa via dell'emancipazione femminile che passa appunto per le mogli di una strana bizzarria, proprio nei movimenti di aspirazione, di rivoluzione, così, curiosamente la compagna o la moglie di un capo diventa una persona che ha più titoli di altre, e le altre hanno pochissimi titoli. E allora a un certo punto ci siamo posti collettivamente, dovendo scegliere 50 dirigenti, il tema che c'erano poche donne,
tema che ci riguarda. E quindi Nil De Jotti sarebbe dovuto figurare in quote rosa. E siccome io con me sono onesto, ho detto dove figo, la prossima volta. Le quote rosa, queste cose qua, la prossima volta, cioè, ma manco donne, c'è solo Rosa Luxemburg, non so, Dolores Barruri, ce ne sono già, e dico vabbè, faccio questo sacrificio, farò altri libri, e ne farò forse uno dedicato interamente a Nil De Jotti o qualche altra moglie, Jotti, Obama, Hillary Clinton, qualche altra moglie o compagna di, e pagherò questo debito. Però guardate, in questa cosa c'è un limite, perché non hanno solo prodotto milioni di morti, ma hanno prodotto una quantità di ipocrisie sul mondo e su se stessi che chi viene per la storia come me ancora fatica a farci i conti. Allora, ripeto per la terza volta, in modo lieve, vedrete anche a tratti ironico, però è anche di questo che tra le righe questo libro parla, e in fondo faccio finta di pensare che parla anche del perché siamo finiti così come siamo finiti oggi, perché a furia di non pagare dazio, di fare gli ipocriti, di dire un sacco di fesserie, di nascondere le brutture, così poi alla fine sapete che c'è, che nel mondo vincono gli altri. E finché non si alza uno dice ma scusate, beh, adesso basta di dire tutte queste stupidaggini, di dire adesso voltiamo pagina, smettiamola di riempirci la bocca di questa idiozia, e questo è neanche una pietra, un sassolino, un micro sassolino portato alla fine di una sinistra post-comunista che dice bugie di autocongratulazione con se stessa. Diciamo la verità è ricca di cose belle e cose brutte, diciamolo tutte. Grazie. Allora, a proposito, il mondo comunista, Luca Cacchellina sarà ospite di questo festival nei prossimi giorni. Non dite niente di quello che ho detto, perché non c'è neanche Luciana Castellina. No. Però c'è un'altra donna che ha attirato la mia attenzione. Infatti io ti volevo chiedere, ti faccio due nomi e ne tralascio colpevolmente altri 48, ma io mi sono chiesto anche in auto mentre arrivavo qua all'Alghero stasera, ma perché in questa antologia, in questi 50 ritratti ci sono Angela Davis e Yuri Gagarin? Allora, Yuri Gagarin è spiegabilissimo, perché è stato un eroe, che è stato lui il primo uomo che è andato nello spazio, russo, e ha rappresentato il sogno che l'Unione Sovietica Comunista scavalcasse l'Occidente nella gara spaziale. Quindi se dovessi fare, non di 50, ma di 10 persone rappresentative per l'immaginario comunista, perché io non rappresento solo dirigente comunista, ma anche persone che nella fantasia, Gagarin sarebbe fra i primi 10, forse fra i primi 5, nel senso che ha rappresentato un sogno. Poi sono messi il buzzo buono e l'hanno subito contrastato questo sogno, ma è una illusione di fine anni 50, inizio anni 60, tra la cagnolina laica e Yuri Gagarin, che quel mondo potesse produrre una modernità maggiore di quello occidentale. Durato poco, però Gagarin è il simbolo di quella cosa, quindi Gagarin ci deve essere. Angela Davis è uno sfottò. Angela Davis è una sua top, perché Angela Davis è in quel quadro di Guttuso, di cui ho parlato all'inizio, dove non ci sono Mao, Che Guevara, Castro e tutti i personaggi che piacciono, Trotsky, Khrushchev, tutti i personaggi. Curioso, mi sono domandato, osservando bene quel quadro, curioso che non ci sono questi giganti, stiamo parlando di giganti, e ci sia Angela Davis. Perché c'è Angela Davis?
i Rolling Stones e in Italia lo ha ricordato il quartetto Cetra, perché due militanti, componenti del quartetto Cetra erano dei militanti di tutta sinistra, probabilmente influenzato da, anche da queste grandi manifestazioni, Renato Guttuso ritenne di mettere Angela Davis in un quadro, ripeto, in cui mancavano tutti gli altri. E siccome questa storia che l'ho raccontata ci dice la presenza di Angela Davis, raccontata in questa chiave, della caducità della memoria comunista, perché poi c'è un tema è cosa è stata veramente l'esperienza comunista, e l'altro tema è come i comunisti ricordano se stessi, cosa. Ed è veramente, io ho conosciuto tante persone, compreso me, tutti abbiamo una memoria selettiva, no? Per passare gli anni cerchiamo di eliminare le brutture e lasciare le cose che ci rendono nobili o che fanno del nostro passato qualcosa di considerevole, ma nessuno dei comunisti, cioè i comunisti hanno una capacità di trascurare elementi di cui vi ho detto fin troppo e di raccontare le cose che li autonobilitano, comprese sviste o equivoci come questo tra Angela Davis e i personaggi più importanti di lei, davvero clamorosi. Io vi ripeto, questo non è un libro polemico con i comunisti, ma il sottofondo è polemico con i, ma non con i comunisti allora, che non ha senso polemizzare con il passato, con la storia, ma con il post comunisti, che ogni anno cambiano nome, adesso lo ricambieranno per la 50ª volta, ma tengono il punto di questa memoria. Io sono convinto che se poteva tenere il nome dell'inizio, non mi ricordo come era, Partito Democratico della Sinistra, adesso non è, tenere il nome va a essere più coraggiosi nella rivisitazione del passato. Perché voi dite, vabbè, ma che fa, che importa se uno rivisita e dice no, a parte che non importa a me perché me ne occupo professionalmente, ma si sente, secondo me, si sente l'onestà delle intenzioni, che tu stai dicendo pane al pane, vino al vino, o non lo stai dicendo pane al vino, vino al pane, e può avere la mancanza di sincerità su se stesso, può avere come effetto, può, non dico che lo avrà, che appaiono più sinceri, più dicitori di pane al pane, vino al vino, dei personaggi che sono gli estremi opposti dell'esperienza comunista, e che uno si domanda com'è possibile che si dia credito a questi personaggi piuttosto che quei tartufi che continuano a rappresentare la propria identità e la propria storia in un modo così fasullo. Cioè, secondo me, quel conto che i comunisti non pagarono nell'89, allora che è stata la cosa più bella nella storia, di partecipare a un'epopea drammatica e uscire dal ristorante senza pagare il conto, nessuno ha pagato il conto. Ma quel conto che non pagarono nell'89 è capitato che negli anni successivi si è ripresentato con gli interessi anno dopo anno, e fa parte del livello a cui i post comunisti sono principalmente, siamo ridotti oggi. Cioè ciò che la sinistra nel suo complesso, perché anche il resto della sinistra che comunista non era, è stata complice di questa generale rimozione, il livello a cui è ridotta
solamente autografare i libri, ma le domande le facciamo a microfoni accesi in modo che le sentano tutti. Ho ancora un paio di domande anche per Ivan Cano. Ivan, quanto tempo è necessario, perché tu sei molto pragmatico, hai detto, no? Guardi il lato pratico della cosa, che questa è una cosa che mi ha incuriosito, e dunque credo possa incuriosire anche il nostro pubblico. Hai detto 53 di 50 giorni, ma è una questione emergenziale. Ma in genere quanto tempo è necessario per realizzare un singolo ritratto come questo? No, quello dipende, cioè si fa del tempo e della necessità di tutto. Io sono, diciamo, rapido anche perché il lavoro editoriale è veloce. Di solito un ritratto commissionato dall'Espresso, piuttosto che da Sole 24 Ore, da un giornale, ha delle esigenze del quotidiano. Quindi significa che può essere richiesto nell'arco di un anno. Deve avere la stessa rapidità dei vignettisti. Forse qualcosa di più, i vignettisti sono veramente rapidissimi, però molto simile. Nel senso che io ho ragioni in ore a disposizione. Cioè, un ritratto può essere, per esempio, facendo il caso di questi, il ritratto di Shostakovich l'ho avuto in mente subito, l'ho realizzato velocemente, quindi c'è stato un'ora e mezzo. Mentre il ritratto di Stalin l'ho dovuto ragionare con molta più attenzione e ci ho messo 2 giorni, però 2 giorni per me vogliono dire 10 ore di lavoro. Posso chiederti quale personaggio ti è piaciuto di più disegnare e con quale tra quelli che invece non ci sono avresti voluto cimentarti? Il degli occhi, grazie. No, però tra quelli che hai disegnato, qual è quello che hai fatto con più piacere? Poi immagino tra quelli che non ci sono, forse magari qualcun altro che ti aspettavi e ti avrebbe fatto ugualmente piacere fare. Allora, mi sono molto divertito a ragionare il ritratto di Che Guevara, intanto perché è un'icona, nel senso anche grafica. Che Guevara ha il pregio, come anche il direttore ha detto in altre occasioni, ha il pregio di essere molto giovane e quindi di non aver subito l'onta di diventare imbalsito, di diventare una delusione rispetto ai suoi ideali, per cui è paradossalmente, se vogliamo, un'icona giovanile anche adesso. I poster di Che Guevara, per esempio, durante la mia infanzia, quindi erano molto diffusi, le magliette, eccetera. Io ho voluto reinterpretarlo, diciamo, facendo il verso, omaggiandolo, a un'altra icona, e cioè al ritratto che Milton Glaser ha fatto a Bob Dylan per la copertina di un disco. E quindi l'ho fatto ragionandolo in quel modo. Ecco, quello mi ha molto divertito perché è stato lungo il ragionamento, rapida l'esecuzione da quel punto di vista, perché in realtà è una silhouette, quindi insomma, aiuta molto a fare tutto nero. E tra quelli che non ci sono? Tra quelli che non ci sono. Se non c'è nessuno. No. Allora, io avrei ragionato, mi ero posto la questione delle donne, perché ritrarre donne è più difficile ma molto più divertente. Mentre alla fine qui ce n'è 5, se non sbaglio. Ora, ritrarre Angela Davis è stato divertentissimo, chiaramente, dai Barruri, fare lei come se fosse uscita dal quadro di Picasso Guernica, tutto questo è divertente. Naturalmente forse mi sarebbe piaciuto che ce ne fosse qualcun'altra, ora non dico di lei occhi necessariamente. Sempre lì. Sì, sempre lì. Insomma, mi è rimasta qua. Adesso faccio una domanda a te, ma che poi è valida anche per il direttore Mieli. Questo è un momento sulla scena italiana e anche sulla scena internazionale nel quale non ci sono icone del progressismo, né italiane né mondiali. Calata, finita l'epopea di Obama, che ha dominato per 8-10 anni il panorama. Oggi quelli che fanno notizia, lasciamo perdere negativa o positiva, i personaggi del momento sono Trump, che non è un'icona del progressismo, in Europa chi c'è, in Italia chi c'è, non so fare i nomi perché non vorrei portare la sensibilità di nessuno, avere il rischio di avere sollevazioni popolari in quest'aula, ma dico in questo momento non ci sono icone. C'è il sindaco di Alghero. Potrebbe essere anche perché poi ha insistito troppo per essere disegnato bene, perché è una zattera. Non diciamo così, non indifferente, però insomma è anche una difficoltà, perché il mestiere fa l'illustratore che deve raccontare per immagini
una situazione politica anche in maniera evocativa, ci sono dei leader che solo con la loro faccia, quando Obama o quando Clinton aveva i tempi o quando prima ancora John Kennedy aveva i tempi finiva sulla copertina di Time, si sapeva insomma cosa si voleva dire. Ecco, oggi in questo momento c'è una crisi di questo tipo. Dal tuo punto di vista come la vedi? E poi naturalmente la stessa domanda per il direttore, dal punto di vista invece dell'osservatore giornalistico, questo. È un po' il contrario, perché gli illustratori succede una cosa diversa. Quando ci sono leader, diciamo, positivi in senso lato, nel senso democratici, eccetera, tendenzialmente non ci viene granché richiesto di rappresentarli. Mentre Trump ha fatto il mio conto in banca. Cioè, io ho rappresentato Trump più di 20 volte nel giro di 2 mesi, probabilmente, per tutti i clienti vecchi e nuovi che potevo avere. Trump è estremamente iconico, lo puoi rappresentare anche come una macchia arancione sovrastata da una macchia gialla, e quello è Trump, è immediato, come tutti gli esempi, diciamo, anche iconograficamente negativi, nel senso che lui ha una faccia incredibilmente iconica dal tuo punto di vista, può essere ritratto in ogni modo, e tra l'altro, per non so quale ragione, io non vengo citato in tribunale se faccio una caricatura di Trump anche estrema, anche offensiva, mentre potrei essere citato domani da il nuovo, magari primo ministro, no, italiano, perché invece da noi quell'effetto della censura, secondo me, è un po' più forte. Quindi a me capita, per esempio, dover stare più attento a illustrare attualmente Di Maio, Salvini o Conte che non sbeffeggiare Trump in ogni modo. Poi però mi hanno avvisato, una collega illustratrice canadese mi ha avvisato di non portare a New York o comunque negli Stati Uniti il telefonino con le immagini, perché non mi avrebbero fatto entrare. E pare che questo sia il nuovo trend. Beh, innanzitutto questo è un anno particolare, sono ormai abituato a vedere che la politica è come un pendolo, è possibile, probabile che fra 5-10 anni magari il pendolo sia tornato dall'altra parte, che personaggi come già ricordo, è possibile, non dico. Ma sì, certo, può darsi. Certo, questo è un momento durissimo per le sinistre nel mondo, nel senso che tranne qualche leader d'opposizione, è difficile legare l'immagine, l'affetto o anche farne un'icona come il mestiere di Ivan Cano. A proposito di Ivan Cano, vorrei dire una cosa, che io scrivo libri per la Rizzoli e scrivo articoli per il Corriere della Sera. A me non piace tradire la casa editrice per cui lavoro, insomma sono abitudinato, penso che un autore debba rimanere a quel giornale. Quando un amico carissimo, che tra l'altro aveva lavorato tanti anni con me per la Rizzoli, mi ha proposto questo libro, ero deciso a dirgli di no, e se la cosa che ha smosso sono state le prime immagini che mi ha fatto vedere di Ivan Cano, perché l'ho trovato bellissimo, che una me la sono appesa in casa, e le ho trovate intelligenti, le ho trovate delle immagini, guardatelo, io vi prego, magari non leggete mai neanche una riga, però guardatelo, perché è un libro che, se anche si guarda soltanto, è un libro che trasmette proprio che c'è un lavoro colto e raffinato, e nessun personaggio è ritratto così, tanto per essere ritratto. E dicevo, quindi il mondo gira. Poi avete fatto dei nomi di politici. Una delle abitudini dei comunisti, questo in tutto il mondo, i comunisti si sono alleati con chiunque, anche con Hitler nel 39, cioè, ma è una delle abitudini imposte, che secondo me sopravviveranno, è che quando loro, qualche loro erede, si allea con qualcuno, quest'acqua battesimale fa diventare questo qualcuno uno da prendere in benevola considerazione. Per cui io non mi sbilancio, secondo me questi di 5 Stelle fra qualche anno magari ce li ritroviamo battezzati da qualcuno della cosa, per cui Di Maio, Leo.
d'altra parte, ci parlerai che di Massimo D'Alema è una definizione che è ricorso una costola della sinistra. Ma infatti a me fa ridere, perché adesso il gioco è di demonizzare, demonizzare i leghisti con cercando invece di trovare qualche virtù in quelli dei 5 Stelle. E la teoria sulla quale si basa questo ragionamento è che siccome alcuni voti della sinistra si sono trasferiti più 5 Stelle, questo vuol dire che un po' di quell'ottima acqua battesimale di quella San Geremia è già stata. Per curiosità, io sono così, fu detta la stessa cosa 20 anni fa della Lega, quando anche fu fatto un battesimo, si disse che la Lega, siccome in alcuni quartieri operai di Torino, di Milano, i voti della sinistra si erano trasferiti sulla Lega, c'era già Salvini, e casomai la Lega di allora era peggio di quella di adesso, come Toni, vabbè, vedo la signora Storci, insomma, diciamo, si può discutere la questione, però erano toschi anche quelli di allora. È buffo come queste acque, questo fiume battesimale va una volta da una parte, una volta dall'altra, a convenienza, che addirittura ci potremmo ritrovare, per cui lo dico a me stesso, per chi è di sinistra, o soprattutto per chi è comunista nell'anima, attenti a condannare Di Maio, non sprecate parole che magari ve le rinfacciano, perché domani Di Maio potrebbe essere il vostro nostro nuovo Lenin. Grazie. Anche perché poi voglio dire, già in questa fase, siccome Berlusconi si oppone un po' a lei, 5 Stelle, credo anche una piccola, ogni tanto, una piccola rivalutazione persino di Berlusconi. Ma pure Berlusconi può diventare il nostro Lenin, perché beh, vi faccio un esempio, no, lo so, voi ritenete, ma una delle singolarità, la nostra Italia è meravigliosa, una delle singolarità che ci fu un decennio, gli anni 90, che si aprì nel 1991 con una richiesta di impeachment da parte dei post-comunisti nei confronti di Francesco Cossiga. Ora, un conto è criticare un capo dello Stato, ma una richiesta di impeachment significa accusarlo di aver ordito un golpe o siamo lì, insomma, che fu non casuale. 6 anni dopo, non 60 anni dopo, Cossiga, siccome aveva fatto una manovra parlamentare per far nascere il governo diretto da Massimo D'Alema, fu portato a un festival dell'unità in trionfo su un seggiolino del re, portato lì al palco fra degli applausi scroscianti. E quindi io calcolo che i tempi di conversione dei post-comunisti si aggirano intorno ai 4-5 anni. E prima di pronunciare dei giudizi definitivi, anche se si presenta il nuovo Hitler, per chi è nel cuore comunista o postcomunista, aspettate almeno 4-5 anni, perché non si sa mai, tutti sono stati svalutati o rivalutati, compreso, ripeto, Hitler stesso, con cui nel 1939 fu firmato un patto non, sì, non occasionale, non di breve momento. Quindi è anche questa una delle cose su cui si evita di fare riflessioni. Comunismo uguale che scegli te chi è buono e chi è cattivo, e puoi scegliere ad libitum, non hai esclusione, è un grande vantaggio. Grazie. Io ho ancora due domande, poi preparatevi per le vostre domande a miei e ai bancanti. Relativamente alla storia del comunismo, non possiamo che gettare uno sguardo anche sull'attualità, in Italia, in Europa, nel mondo. Questa storia, questo racconto, 50 ritratti della storia del comunismo, come ogni fase è stata vissuta nell'immediato e poi nell'analisi storica, dunque il metodo e l'esperienza. Ma io credo che sia il metodo e l'esperienza ci possano aiutare a dipanare anche l'odierna delicatissima tassa italiana, o è proprio tutta un'altra storia quella che stiamo vivendo adesso? Dice a me, sì. No, io penso che non si possa dire che un'altra storia, nel senso che non è mai un'altra storia, le storie sono, hanno dei caratteri di continuità e spesso una generazione, anche se all'apparenza le cose cambiano in modo radicale, ma vive, sta vivendo la storia.
quelli sono comunisti e ti faceva perdere le elezioni. Gli altri rispondevano, ma quelli sono fascisti, ma quelli non perdevano le elezioni. Avete capito? Perché 10-20 anni dopo che il Partito Comunista in Occidente era scomparso, si era ripresentato sotto 18 nomi diversi, bastava dire questo, forse ancora adesso il termine comunista risulta essere, può permettersi di essere un termine di riprova. Perché comunista oggi non significa più complice degli orrori del Novecento, ma significa brutto bugiardo che sei capace di raccontare sulle menzogne, su te stesso, sulla cosa, e ti adatti con chiunque a fare lo schitraffici nella loro intenzione, io non lo condivido, ti adatti con chiunque a fare lo schitraffici e vai avanti. La parola comunista viene associata, per quelli che sono i comunisti delle intenzioni, a delle cose, non ve lo devo dire, alle lotte per i diseredati a favore dei diseredati contro quelli che hanno eredità, ma nell'orecchio suona come a dire uno che non è mai stato nella vita costretto a fare i conti davvero con se stesso, cioè quelli che l'hanno fatta franca, ed è diventato un termine che indica qualcosa che è odiato. Quelli delle intenzioni non lo capiranno mai, ma è odiato perché i post comunisti si presentano come dei furbacchioni che producono vini, che vivono,
bilanciamento tra questi due sistemi si creano altri 70 anni di pace, darsi possibile per l'Europa. Ma questo smonta un altro degli alibi usati per i comunisti, e tutto sommato ci hanno garantito 70 anni di pace. Siccome se a garantirli saranno allo stesso modo Putin e Trump, si capirà che non loro, ma un'esigenza mondiale di non andare verso una nuova guerra dove erano a disposizione armi distruttive davvero considerevoli, sono quelle che hanno garantito la pace. E poi la pace è stata garantita a prezzo di guerre molto più atroci ai confini di questa area di pace, che hanno reso il rimbalzo del terrorismo in Europa, hanno reso sgradevole anche la vita, soprattutto negli ultimi 10 anni, di questi 70 anni di pace. Cioè, se tu vivi 70 anni di pace e lasci o addirittura incoraggi la produzione di conflitti ai tuoi confini, e poi il rimbalzo è che ti arrivano i terroristi che ti fanno degli attentati di proporzioni considerevoli a casa tua, e insomma chiamarla pace è complicato, può darsi che non sia vera pace. La vera pace è una pace che è per la tua casa, la tua famiglia, il tuo giardino, ma che ha una capacità, questo serve la politica, di proiettarsi anche al di là del tuo giardino. Se tu pensi di fare il furbo e fai la pace a casa tua, ma incoraggia addirittura conflitti nella casa vicina, sei un povero scemo, perché quel conflitto potrebbe distruggerti. Quindi piano con la pace e piano anche con questo ultimo merito riconosciuto all'Unione Sovietica. Grazie. Torno da Ivan, prima di avviarci verso la fine delle mie domande e lasciare spazio eventualmente alle vostre. Ivan, abbiamo detto che per il mondo del giornalismo è un tempo difficile, un tempo di grandi cambiamenti, si va verso un cambiamento epocale, la carta chissà quanti anni ancora riuscirà a resistere sul mercato. Gli illustratori qui hanno illustrato soprattutto su carta. Quanto l'innovazione tecnologica e quanto l'avanzamento anche di nuove modalità che ci sono per quel che riguarda il disegno e la rappresentazione grafica influiranno sul tuo lavoro e anche sulle modalità di rendere il vostro tipo di arte? In realtà l'illustrazione, diciamo, nell'epoca attuale vive un periodo molto molto più interessante, fecondo, pieno di modalità, ma anche pieno di sfoghi di mercati diversi di quando ho iniziato io. Ho iniziato negli anni 90 e si era appena consumata la grande crisi dell'illustrazione pubblicitaria, che ovviamente io non ho conosciuto, quindi ho iniziato nel periodo di massima crisi dell'illustrazione, per gran fortuna. Mentre al momento chi inizia ha modo non solo di lavorare ancora sul cartaceo, e tra l'altro su un cartaceo che privilegia tanto l'immagine, tendenzialmente gli articoli si sono ridotti molto, per esempio l'ultimo progetto grafico di un quotidiano importante come Repubblica ha ridotto di gran lunga lo spazio del testo, ma le immagini sono rimaste più o meno nella stessa quantità. L'investimento, diciamo, dei quotidiani è ancora buono, quindi si guadagna ancora abbastanza bene. In più il mercato si è aperto grazie al web, grazie all'internet, diciamo. Noi lavoriamo in tutto il mondo senza muoverci di casa. Quando ho iniziato non era possibile, bisognava scrivere lettere a macchina o a mano, perché non c'era nulla di tutto quello. Quindi questa è un'ottima epoca in realtà per la comunicazione per immagini. Si è aggiunto in più che internet e soprattutto il social network, Instagram penso, privilegia tantissimo l'immagine, non il testo, e l'immagine in movimento. Per esempio ci sono le GIF animate, che sono quelle animazioni iper semplici fatte di 10 movimenti, che tutti noi ci guardiamo, perché di solito sono i gattini che leccano dappertutto. I gattini vanno per la maggiore, quindi se uno, diciamo, fa animazioni in quel modo ha un enorme mercato, non solo potenziale, proprio reale. Quindi in realtà, in teoria, questa sarebbe la nostra epoca. Non so quanto duri, perché con tutte le cose cicliche, quindi potrebbe anche abbattersi la scure, conviene prepararsi adesso.
Io faccio testimone, quest'anno ho partecipato tra gli altri a due saloni, quello di Torino e quello di Gavoi, due festival letterari, Salone del Libro e Festival di Gavoi. In entrambi i casi la fila più lunga per ottenere un autografo sul libro era quella per Zero Calcare, sia a Torino che a Gavoi. Questo significa che le graphic novel in questo momento sono probabilmente al centro ancora di più di quel che noi possiamo percepire del mercato editoriale. Prima di lasciarvi la parola, devo fare una domanda a titolo personale. Paolo Mieli, non l'abbiamo concordata, tu per nome ne avrà, ma io ce l'ho qui da 4 o 5 anni questa cosa. C'è proprio il collega giornalista, c'è anche Mario Bruno, che ricorderà questo particolare. Io sono diventato direttore dell'Universal nel 2013, un momento tra l'altro abbastanza difficile per il giornale, e il primo anno gli insulti più grandi che ho ricevuto è stato il primo di essere un terzista, ma il secondo, peggior insulto, agitato come una clava, di essere un mielista. Cosa vuol dire? Terzista e mielista. Sono degli insulti. No, usavano anche a me, se mi dicono sei un mielista, io mi assumerò. Fuori da scherzo, vogliamo ricordare perché improvvisamente una certa parte della sinistra ha cominciato a usare. Diciamo che in Sardegna invece è stato un po' più usato da quel, perché si voleva magari che ci fosse più una presa di coscienza nei confronti. Ma perché insomma, allora, cosa vuol dire mielista? Ecco, questo io voglio sapere. Per sapere come tanto mi hanno detto. All'inizio degli anni 90 sono stato chiamato a dirigere il giornale, come ricordo, prima La Stampa, poi Il Corriere della Sera, che erano stati messi in crisi da una formula più agile che era la formula di Repubblica. Per reagire a questa crisi ho introdotto nel giornalismo di due giornali molto compassati un tono, non so come chiamarlo, più sbarazzino, mescolando questioni poi più simili a me stesso. Vedete, mi piace anche scherzare sulle cose, quindi mescolando i temi molto alti, composi, anche questioni veramente che quasi non avrebbero dovuto avere dignità sui giornali, giusto per rendere tutto, per mandare un messaggio subliminale, perché il mondo è più vario di come pare. E questo modo di fare il giornale fu definito mielismo. Poi altri, talvolta io stesso, altri hanno applicato spingendo un po' troppo sull'acceleratore di questi alleggerimenti, per cui il termine, non scherzavo quando dicevo, il termine è diventato sinonimo di un modo di fare il giornale eccessivamente sbarazzino, molto disinvolto. E siccome a me non piace sbossarmi, io non sono mica comunista in quel modo là, io riconosco che probabilmente fin dall'inizio avrei dovuto porre degli argini più netti a questo modo di più disinvolto, però ho pagato il fio che poi, quando ho smesso di dirigere il giornale, mi sono applicato solo ad articoli pallosissimi di storia lunghi, 400 pagine. Però terzista voleva dire né con la sinistra né con la destra. No, sì. Terzista voleva dire anche con me, quello è stato un uso di storia. Terzista vuol dire non è una parola inventata da me, ma durante la guerra civile spagnola, ma anche qui non voglio farla troppo lunga, vuol dire uno che nello scontro fra destra e sinistra, diciamo, si pronuncia nei momenti decisivi e nel modo più chiaro per una delle due parti in conflitto, cioè, secondo me ha ragione la sinistra, ma nel contempo è capace di riconoscere i torti della propria parte e le ragioni eventuali se ci sono della parte. È molto semplice, questo non può essere. Quindi non significa così mettersi in mezzo e dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, ma significa, la mia anche biografia professionale parla, significa essere chiari, espliciti su da che parte si sta, ma senza prendersi la morchia. Senza mettere il fermento, insomma. Insomma, senza, siccome sto, mettiamo, cioè Berlusconi e la sinistra. Sono dalla parte della sinistra, allora
odiato nel giornalismo anglosassone è brutto, stupido, moralmente ingiusto e soprattutto inefficace. Cioè, a furia di essere prevedibili nei giornali, che una volta che tu hai fatto un'opzione di campo, si sa prima ancora di leggere il giornale che cosa ci sarà scritto, perché tanto hai fatto quell'opzione di campo, secondo me è più intelligente fare l'opzione di campo, dichiararla nel caso in maniera molto netta, ma poi essere pronto a riconoscere, ripeto, i torti della tua parte e le ragioni eventuali, ci saranno sempre una ragione, e diventa un punto d'onore riconoscere che su una questione il tuo avversario ha ragione, come diventa un punto d'onore essere fra i primi a riconoscere i torti della tua parte politica. Ma a me sembra elementare, a me sembra che sembrerebbe doveroso, sembrerebbe un modo di fare il giornale, ma anche di fare l'intellettuale, avendo le carte in regola, potendo affrontare qualsiasi tipo di pubblico. Nel nostro paese non è stato così, ma non è ancora così. Fatta l'opzione di fondo da un intellettuale, da un giornalista, a un intellettuale, a un giornalista si chiede di diventare un picchiatore di quella posizione di fondo, opzione di fondo che tu hai preso. A me quella parola non piace, cioè a me, io mi pongo sempre prima di scrivere, di pensare dove se avessi torto e se le cose che ho sempre, ma questo guardate anche nella storia, se le cose che ho sempre sostenuto fossero non tornasse, ma siamo sicuri che tutti i conti tornano, se avesse ragione invece quell'altro, che per me è più un motivo di successo trovare quella volta che ci avevo torto e che l'altro da me, il mio avversario, aveva ragione, di ribadire con tronfia, fierezza, che ho sempre avuto ragione io, perché io a me stesso lo dico e lo dico ancora, non ho sempre avuto ragione io. Però anche perché sono stato comunista. Grazie. Adesso è arrivato il vostro momento, il microfono è qua, chi vuole fare qualche domanda? L'ultima battuta è ironica, autoironica. O a Paolo Mieli o a Ivan Cano, può venire qua e fare la domanda. Come dice, quando poi spegniamo il microfono sarà solo il momento della signore. Prego. Si accomodi, il microfono è suo. Una bella domanda. No, la sento. Impossibile, non dire. Mi sentite in fondo? Sì. No, quello che volevo dire, 50 ritratti significa 50 descrizioni dei ritratti. Poi il ritratto ha guardato. L'ho scritto, questo volevo sapere. Poi, tutti gli artisti italiani, dalla prima del 68, hanno prodotto delle immagini incredibili dei politici, della storia politica, dei comunisti, e dei ragazzi. Mi rivolgo grazie. Mi mette l'imbarazzo e vi dico. No. Allora, sì. Allora, per la prima parte no, io non avevo i testi a disposizione. Avevo solo la lista dei nomi perché abbiamo lavorato in parallelo e quindi io avevo soltanto il nome e quindi mi sono documentato per il mio conto e ho fatto io le mie scelte e le ho poi inviate man mano una volta che le finivo, anche per, sia per i tempi diciamo stretti a disposizione sia perché comunque la modalità del lavoro era divisa nettamente, quindi mi sono preso la briga di fare, come dire, l'interprete per me stesso. Ho sperato che andassero bene. Voi volevo sapere se le ha guardate o no, queste numero di artisti che sono interessati di questo, in un modo molto efficace, molto bello, che hanno fatto la storia dell'arte. Poi. Sì, sull'iconografia del passato io ho diciamo, attinto, ho guardato, in questo momento si vede qualcosa, diciamo ci sono riferimenti non soltanto ad altri artisti che hanno interpretato personaggi politici o altro, ma in generale
a correnti artistiche, avanguardie, che magari appartengono storicamente a quell'epoca, a Picasso. Ovviamente non è che ho voluto fare Picasso, sarebbe anche una minchionata, cioè ho voluto fare chiaramente in Picasso, per esempio,